consigliere comunale, però ricordo che, ricordo che nel primo consiglio comunale il sindaco si era impegnato a dirci anche quando tutta la giunta aveva presentato l'unico con il 730. La direi sapere se sono già stati presentati o meno. Grazie. La ringrazio consigliere Domini. Io posso riferirmi naturalmente, essendo presidente del consiglio, alla situazione dei consiglieri, quindi per il momento io non conosco la situazione della giunta e degli assessori. Cominciamo allora con il primo punto dell'ordine del giorno, che consiste nell'approvazione dei verbali della seduta consiliare del 26 luglio. La delibera, quindi visti i verbali della seduta consiliare del 26 luglio, numerati dal 6 al 15, ritenuto che gli stessi rispettano finalmente quanto effettivamente deliberato, visto l'allegato parere espresso ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000, proceduto quindi a votazione per alzata di mano, delibera di approvare. Quindi io chiedo di procedere alla votazione per l'approvazione di questo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. Approvato. Consigliere Moretti è assente nella seduta precedente. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno, che consiste nella ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio, esercizio finanziario 2011. Prego, consigliere Colombo. Abbiamo anticipato che avrei fatto una domanda all'interno del Consiglio Comunale per capire qual è l'interpretazione che viene data sull'ordine del giorno dei consigli. In modo particolare mi riferisco all'ordine del giorno e alle tempistiche della convocazione dei consigli comunali per quanto riguarda le interpellanze e le interrogazioni. Noi abbiamo un regolamento di consiglio comunale dove si dice che l'articolo 36, che le interpellanze e le interrogazioni viene data risposta scritta, in tal caso il Presidente del Consiglio e il Sindaco sono tenuti a rispondere entro i successivi 30 giorni della richiesta. Se invece non c'è risposta scritta, si deve essere presentata, può essere risposta scritta e gli venga data risposta nel prossimo Consiglio Comunale. Se l'interrogazione si è presentata, fondamentalmente viene detto che le interpellanze, se c'è risposta scritta, devono essere data risposta entro 30 giorni. Se invece non c'è risposta scritta, vengono portate nel primo Consiglio Comunale utile. Però volevo capire se questo articolo, quindi l'articolo 36, non sia in contraddizione con l'articolo 43 della 236, dove al comma 3 si dice che il sindaco, il presidente della provincia e l'assessore delegato rispondono con 30 giorni all'interrogazione, ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai consiglieri. Quindi se la 237 viene sorpassato da quello che è il regolamento, oppure se in ogni caso, non essendo indicato nulla per quanto riguarda la risposta scritta e la risposta orale, si deve in ogni caso dare una risposta e quindi convocare il Consiglio Comunale entro i 30 giorni previsti dalla normativa. Sì, rispondo io, consigliere Colombo. Io la ringrazio tra l'altro per avermi anticipato questa sua perplessità. L'articolo 43 della 267 va letto però integralmente, il comma 3, perché lei ha letto la prima parte, ma continua: le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consigliare.
credo che già questo dia la risposta al suo quesito, perché la 267, l'articolo 43, comma 3, demanda agli statuti e ai regolamenti, e come lei ha detto, il regolamento del nostro comune disciplina in maniera puntuale le modalità sia di presentazione che di risposta. La presentazione deve esplicitare il tipo di risposta che si chiede. Nel caso specifico, se si chiede risposta scritta, è d'obbligo, perché lo dice anche l'articolo della sua 67, dare risposta entro i 30 giorni. Se non è precisato o è precisato che è a risposta orale, come dice il regolamento, le interpellanze e le interrogazioni vengono discusse nel primo Consiglio Comunale. Per questo adesso non voglio proseguire. Semplicemente era verificare se il primo consiglio comunale utile deve essere tenuto ogni caso entro 30 giorni, no, come prima parte dell'articolo 43. Abbiamo chiesto anche interpretazioni ad altri, abbiamo visto tra l'altro la normativa, ci sono state anche delle sentenze, tutte confortano questa interpretazione. Procediamo quindi con, dicevamo, con la ricognizione sullo stato di attuazione del programma. Noi abbiamo invitato il dottor Dolci, responsabile degli uffici finanziari, ad essere presente, e io lo ringrazio per la sua disponibilità e gli do la parola invitando a relazionare al Consiglio questo punto. Grazie. Buonasera a tutti, vabbè, chi non mi conosce, sono responsabile finanziario del Comune, mi occupo del settore ragionieristico e tributario e in questa fattispecie sono qui a presentarvi un po' quello che è uno degli adempimenti classici del bilancio di un comune. Si tratta in particolare dell'equilibrio di bilancio e della, diciamo, dello stato di attuazione dei programmi. Sono due per chi è nuovo e per chi non ha avuto mai l'occasione di conoscere un attimino il bilancio di un comune. Il bilancio di un comune è il bilancio previsionale, quindi esistono delle previsioni che vengono portate a pareggio fin dall'inizio, quindi noi durante l'anno dobbiamo monitorare in maniera abbastanza assidua che le entrate e le uscite del comune siano sempre garantite, seppur in maniera previsionale, perché soltanto successivamente, quando avremo il consuntivo, potremo verificare effettivamente il totale delle entrate e il totale delle spese. Detto questo, però, noi abbiamo questo momento che la 267 precedentemente citata richiama, che una volta l'anno, almeno entro il 30 di settembre, bisogna verificare se questi equilibri vengono garantiti, se cioè il bilancio comunale, così come è stato ideato, sta in piedi, se le entrate stanno procedendo secondo una tempistica abbastanza consolidata e se le spese vengono fatte con l'accuratezza del buon padre di famiglia. Detto questo, poi c'è anche un aspetto legato ai programmi, lo stato di attuazione dei programmi, perché il bilancio è ideato dal punto di vista della sua costruzione iniziale su dei programmi. Diciamo che quest'anno il nostro bilancio di previsione è un po' sui generis, nel senso che è stato approvato dal commissario straordinario con le funzioni del Consiglio Comunale, quindi la parte, diciamo così, prettamente programmatoria politica ha dato il passo a un aspetto, diciamo così, più ordinario, quindi anche i programmi, per quanto sia andata una nuova amministrazione, rispecchiano una tenuta abbastanza ordinaria dell'attività. Detto questo, non mi dilungo, lascio eventualmente spazio a interventi o domande di natura tecnica, se volete capire un attimino alcuni aspetti che non sono chiari o alcune delucidazioni, sono a mia disposizione. Per domande più squisitamente di stato politico, rimanderei al sindaco in questo caso le risposte. Quindi, se avete domande di natura tecnica, sono a disposizione. Grazie. Grazie, dottor Dolci. Do la parola al signor sindaco.
poi leggendo la relazione accompagnatoria agli equilibri di bilancio. L'ha detto prima, il bilancio è stato predisposto dal commissario di competizione e poteri del Consiglio Comunale e quindi è un bilancio un po' di transizione. Ci sono all'interno di questo bilancio alcuni elementi critici che sono emersi in questi mesi, che sono legati a due fattori, in particolare ai trasferimenti dallo Stato verso il Comune, che sono notevolmente calati. Quest'anno c'è stato un taglio, se non valutato, di 620.000 euro più o meno di trasferimenti dallo Stato al Comune, su 3 milioni di rotti, è un taglio considerevole. E poi c'è stata una scelta fatta dal commissario Prefettizio, che è stata quella di coprire parte delle spese correnti, quindi gran parte di questo taglio, con ogni riorganizzazione, 560.000 euro di riorganizzazione, che adesso sono diventati 500.000 con l'ultima previsione di bilancio che abbiamo fatto. E questa è stata una scelta pesante, anche perché l'altro elemento caratteristico che avrete potuto vedere dai numeri è che nel bilancio di previsione erano stati inseriti oltre 1.600.000 euro di oneri di urbanizzazione come previsione di entrati, in realtà ne sono entrati molti, molti meno, sono entrati circa 250.000 euro che non vanno neanche a coprire quella quota di oneri che andava a coprire le spese correnti. Questo rispetto alla parte contabile, che sono insomma è un po' la caratteristica di questo bilancio. Poi vi faccio, perché sono cose che sono un po' scritte nella relazione previsionale, senza illustrare tutta la relazione, vi faccio dei flash rispetto ai temi più importanti che sono poi credo quelli che interessano i nostri concittadini. Avete visto sulla parte dell'urbanistica è scritto chiaramente che non siamo una situazione particolare, lo sappiamo tutti. Il piano di governo del territorio disposto e consegnando il protocollato che è presente negli uffici comunali non è stato adottato, non è stato né adottato né accolto. Sappiamo tutti che è oggetto dell'indagine della magistratura, pertanto l'urbanistica è uno dei settori critici di questo comune. L'intenzione nostra è quella di procedere velocemente a dotare il nostro comune di uno strumento urbanistico, di piano di governo del territorio, cercando il più possibile di non buttare via ciò di lavoro che è stato fatto, anche perché è stato consegnato e pagato con i soldi dei nostri concittadini. Certo, tutto ciò che è oggetto di indagine verrà accantonato, meno tutti gli studi preliminari. Intendiamo muoverci in questo modo, tutti gli studi preliminari, tutto ciò che è salvabile, che può essere recuperato di quel lavoro fatto e pagato, andrà recuperato. Rispetto alla questione della tangenziale, ci stiamo muovendo in tre direzioni, qui come avete potuto leggere nella relazione. La tangenziale, i lavori della tangenziale sono affidati alla provincia, a quanto provinciale. Noi in questi mesi ci siamo occupati in particolare della soluzione di affrontare il problema dei rifiuti ritrovati con i luoghi tracciati, affidando al CEP il progetto della messa in sicurezza della rimozione dei rifiuti in quell'area, e stiamo cercando di accelerare i tempi della realizzazione del parco della stazione, che è un altro passaggio fondamentale per poter consegnare tutte le aree alla ditta che ha vinto l'appalto e far finalmente partire il gestore dei 111 giorni che non sono ancora partiti perché non sono state consegnate tutte le aree. C'è un problema attualmente che è stato segnalato dalla provincia tra l'appaltatore e il subappaltatore, questo è il motivo per cui i lavori in queste settimane si sono fermati. La direzione del lavoro della provincia ci ha garantito che loro sono impegnati per risolvere questi problemi tra l'appaltatore e il subappaltatore nella prossima settimana, nelle prossime due settimane. Quindi i lavori dovrebbero riprendere. Ovviamente noi ci auguriamo che questo sia così. Rispetto alla casa di riposo, qui i lavori sono partiti, però poi magari sul patto di stabilità. L'ampliamento della casa di riposo è stato finanziato, è stata una scelta politica, a mio parere sbagliata, però adesso bisogna gestire con un mutuo. Il mutuo ai fini del patto di stabilità conta solo come spesa e non come entrata, e questo ci mette un po' in difficoltà, soprattutto l'anno prossimo, quando bisognerà iniziare a pagare gli stati di avanzamento lavoro. Allora anche qui stiamo un po' ragionando, facendo dei ragionamenti su cui poi dovremo coinvolgere tutto il Consiglio Comunale su come affrontare il tema casa di riposo.
revisione del progetto, in particolare sull'auditorium, per renderlo più fruibile, più adatto allo scopo. I due temi grossi riguardano le tavole sul nostro territorio, una tavola esistente, una tavola che dobbiamo migliorare, la tavola esistente è la tavola di Groppello, la convenzione che era stata approvata alcuni anni fa da questo Consiglio Comunale non è mai stata sottoscritta dalla proprietà, e quindi le aree non sono mai state cedute al Comune. Ci sono stati tutta una serie di contatti anche da parte del commissario prefettizio. Stiamo lavorando per arrivare finalmente alla sottoscrizione di questa convenzione e alla cessione delle aree della tavola cessata. Sulla tavola di prestito poi ne parleremo abbondantemente nel punto successivo, quindi non mi soffermo. Anche qui l'ultimo punto che volevo notare riguarda le opere complementari di Brebemi, che alcune sono state completate, altre sono in corso. Anche qui c'è un problema di copertura finanziaria, perché Brebemi ha stanziato per queste opere 1.820.000 euro, se non ricordo male. I progetti che sono stati fatti superano abbondantemente questa cifra, manca una copertura finanziaria, che cercheremo di recuperare con dei ripassi d'asta, però il quadro è un po' questo è motivo per cui alcune opere sono diciamo, non sono ancora partite, perché bisogna rimanere chiaro qual è il quadro della copertura finanziaria di queste opere. Questo in estrema sintesi sono i punti che volevo sottolineare, che avete trovato nella relazione accompagnatoria del bilancio, e che sono un po' le problematiche principali che sono nascoste dietro quei numeri che avete letto nella ricognizione del bilancio. Adesso ci sono altre domande, ovviamente. Ringrazio il signor sindaco e colgo l'occasione per comunicare che è presente la consigliera Casirati, questo per la registrazione. Do la parola alla consigliera Albertini. Sì, buonasera, io avrei una domanda da porre al signor sindaco, perché leggendo un attimo la relazione, soprattutto nella sezione 6, si è potuto vedere come la situazione sia positiva per quanto riguarda i pagamenti, ma un po' meno positiva per quanto riguarda i trasferimenti. A questo proposito chiederei al signor sindaco di spiegare un po' meglio in cosa consiste il patto di stabilità e in che modo potrebbe mettere in difficoltà anche negli anni futuri gli enti locali. Grazie. Do la parola al signor sindaco per la risposta, oppure raccogliamo un po' di domande e risponde poi alla fine. Se ci sono altri interventi, preferisci rispondere subito a quella domanda? Sì, ci sono altri interventi? Consigliere Romini, prego. Buonasera a tutti, buonasera anche al pubblico, buonasera, diciamo anche buonasera al nuovo segretario. Volevo chiedere questo, perché è un'esperienza nuova da consigliere comunale, forse non sono preparato su questo, ma i revisori dei conti sulla ricognizione degli equilibri di bilancio devono esaminarlo o sono avulsi da questo compito? Perché sarebbe anche importante che i revisori dei conti fossero esulti in questa situazione. Grazie. Grazie consigliere Romini, ci sono altri interventi? Consigliere Moretti, prego. Entrando un attimo nel tecnico di questo documento di introduzione, tre domande che volevo sottoporre al sindaco, una indicativamente è stata risposta, ossia come gestire l'istituzione del vedere. Nella condizione si vede comunque che 16 dipendenti gravano sul bilancio del comune ma lavorano presso l'istituzione. Sappiamo che l'istituzione era stata creata per sfuggire un attimino alle maglie rispetto al patto di stabilità, la precedente amministrazione aveva abbozzato un attimino di cercare una soluzione anche con la costituzione di una commissione di tutto il suo patto, a parte anche il consigliere Guardocca. Adesso appunto come si pone questa amministrazione nei confronti di questa realtà che comunque esiste a Cassano ed è anche un dei dati positivi in questo comune. Le altre due domande sono entrano nello specifico della ricognizione, la prima riguarda il programma
chiama Quarco, con l'assessore Merisi, dove appunto si parla di una situazione del trasporto lunghi che prosegue senza particolari problemi. È bene evidenziare che tuttavia come esso presenta un tasso di copertura dei costi molto basso, 30%. Un basso tasso di copertura dei costi da parte degli utenti emerge anche per il servizio pre e post scuola, quindi volevo un attimo capire che numeri, di cosa stiamo parlando e soprattutto di che numeri. E la seconda domanda, sempre di carattere tecnico, riguardava il programma 9, quindi relativo al sindaco Caglio, anche qua, tra l'altro una questione con molto cuore, quella che concerne l'edilizia residenziale pubblica. Qui si parla di una verifica delle varie morosità e quindi anche delle spese condominiali in gestione dei territori ruoli. So che la situazione era già abbastanza grave nella precedente amministrazione, volevo sapere un attimino se è l'intenzione di questa muoversi in qualche direzione. Prima di chiedere se ci sono altri interventi, sempre ai fini della registrazione, comunico che è presente il consigliere Manfredi. Buonasera. Ci sono altri. Buonasera, scusate, ritardo. Ci sono altri interventi? Bene, allora do la parola al signor sindaco per le risposte. Grazie, presidente. Rispondere a quelle, se dico delle sciocchezze non posso di correggermi rispetto in particolare alle questioni più tecniche. La prima domanda del consigliere Albertini riguarda un po' la fotografia del bilancio vero. I numeri aggregati al bilancio evidenziano una difficoltà in particolare rispetto alle entrate legate a due aspetti. Uno è quello che dicevo prima, una previsione di oneri molto elevata che poi non ha avuto riscontro. Quindi la parte delle entrate di conto capitale, cioè quelle che devono finanziare le spese straordinarie, le spese di investimento, è molto in sofferenza. Questo è legato, da un lato, forse a delle previsioni troppo ottimistiche fatte dal commissario di governo, e dall'altro dal mercato edilizio che non va, che vediamo tutti che non va, e poi ovviamente anche dal fatto che non è dotato di un piano di governo del territorio ma aggiornato, quindi tutte queste cose insieme fanno sì che non ci siano stati l'organizzazione previsti. Come si ripercuote questo sul patto di stabilità e come il patto di stabilità influisce sul nostro bilancio? Cerco di spiegarlo in termini così come l'ho capito io, quindi non in termini tecnici. Il patto di stabilità ragiona sul saldo, è un saldo di competenza mista di un anno, quindi sulle entrate e le uscite e sulla contabilità di un anno, ciò che entra e ciò che esce dalle casse comunali, e ignora tutto quello che invece è il progresso, i soldi che il comune ha già in cassa. Questo per il comune di Cassano è particolarmente pesante, perché noi abbiamo molti soldi in cassa che sono già destinati per finanziare opere. Vi faccio un esempio perché così ci capiamo subito. Comune di Cassano deve pagare un quinto dei costi della tangenziale, sono 5 milioni di euro. 1,5 milioni l'ha già speso per la progettazione, quindi deve ancora pagare 3,5 milioni di euro. Questi 3,5 milioni di euro Comune di Cassano già in cassa fisicamente ci sono, perché anni fa, quando c'erano state le entrate straordinarie, non state prese, erano state messe lì, come fa un buon padre di famiglia, quando sa che in futuro deve affrontare delle spese importanti, mette lì dei soldi. Il problema è che il patto di stabilità ragiona solo sulle entrate e sulle uscite nell'arco dell'anno, quindi il ragionamento è questo: noi siamo obbligati ad avere un saldo durante l'anno positivo per 1.100.000 euro all'incirca. Quindi noi partiamo già quando facciamo bilancio sapendo che la nostra cassa nell'arco di questo del 2011 dovrà avere un saldo positivo di 1.100.000 euro. Però questo ragiona in termini di entrate e di uscite, quindi quando noi l'anno prossimo andremo a spendere parte di questi 3,5 milioni di euro che dobbiamo dare alla provincia per pagare la tangenziale, per avere il saldo positivo dovremo avere delle entrate ulteriori, non i soldi che abbiamo già messo lì, che abbiamo in cassa, ma delle entrate ulteriori che ci tengano il nostro saldo alto. Io da non contabile dico che è un modo elegante per dire che quei soldi lì
sono finiti nel calderone della contabilità dello Stato e sono soldi dei cittadini cassanesi che proprio non sono stati usati per finanziare altro. Il fatto però è questo, per poter spendere un milione di euro l'anno prossimo, noi dovremmo avere un milione di euro in entrata. Questo è il motivo per cui è difficile gestire i bilanci, è difficile gestire i bilanci anche per i comuni come Cassano che hanno una situazione economica florida, perché il bilancio del comune di Cassano è un bilancio positivo, è un bilancio solido. Il patto di stabilità è fatto apposta però per recuperare risorse proprio a quegli enti come il comune di Cassano, questa ovviamente è una mia interpretazione politica, agli enti floridi, perché le risorse degli enti floridi devono andare a finanziare gli enti che magari non sono così floridi. E questo è il problema che noi avremo nei prossimi anni. Perché dicevo prima che la scelta di finanziare l'ampliamento della casa di riposo con un mutuo è stato un errore? Perché il mutuo significa che io prendo un milione di euro in entrata e lo spendo per fare l'opera. Quindi qui un padre di famiglia direi il mio saldo è zero, un milione entra, un milione esce, quindi il saldo è zero. In realtà lo Stato ti dice, no, tu vuoi fare il mutuo, fallo pure, però sappi che il milione di euro che ti entra non conta fino al patto di stabilità, conta solo quello che ti esce, quindi il tuo saldo alla fine è meno un milione. Significa che per mantenere inalterato il saldo devo avere un milione di euro di soldi freschi che entrano nelle casse del comune. Non so se mi sono spiegato, spero di non aver detto troppe cose scorrette, però la sostanza del patto di stabilità è questo. Per questo magari non seguo l'ordine ma inizio a rispondere alla domanda del professore consigliere Moretti. È necessario, conoscendo le regole del patto di stabilità, conoscendo capendo il fatto che se lasciamo le cose così rischiamo di, a causa di quel mutuo, non rispettare il patto di stabilità, dovremo un po' rivedere la modalità di gestione. Abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti, credo che anche il lavoro per essere stato fatto da quella commissione vada ripreso in mano, anche perché dovrà essere una scelta che dovrà fare questo Consiglio Comunale di una modalità diversa di gestione della casa di riposo, che noi vorremmo preservare per quanto possibile con le caratteristiche che ha e che tutti in questi anni abbiamo apprezzato. Rispetto alla richiesta del consigliere Romini, poi chiedo supporto del dottor Dolci, di solito è prassi di questo comune non richiedere il parere del revisore dei conti su questo atto di bilancio. Quindi diciamo questo è stato fatto in continuità rispetto a quanto è stato fatto negli ultimi 5 anni, ma credo sempre, perché se non sbaglio non è obbligatorio per il parere del revisore dei conti. È ovvio che se il Consiglio Comunale lo ritiene, si può anche chiedere una cosa in più ai revisori dei conti, quindi chiedere la prossima volta di mettere un parere per dare un giudizio, tenendo conto però che in tutti gli anni passati non è mai stato fatto. Do due risposte telegrafiche per quanto intervengono gli assessori rispetto alle altre due domande. Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è quello che abbiamo visto. 30% significa che il 70% lo paga la collettività, lo paghiamo tutti noi, in particolare su quei servizi. È un ragionamento che dovremmo fare sulle tariffe, magari andando a recuperare le fasce di reddito per qui magari dopo una risposta che interpreta la domanda del consigliere Moretti. L'idea è quella di rivedere un po' il welfare e l'assistenza verso le persone che hanno bisogno. Leggendo il bilancio c'è un po' l'impressione che le risorse non siano correttamente allocate, quindi forse questo può andare bene in un periodo di parte grassi, in un periodo di parte magra, forse bisogna essere un po' più precisi, andare a aiutare le persone che effettivamente hanno bisogno e magari chiedere qualcosa in più alle persone che non hanno bisogno. Questa è un po' la sfida del welfare dei prossimi anni. Sull'edilizia residenziale pubblica, anche qui l'impressione è che ci siano dei problemi legati ai mancati pagamenti degli affitti e delle spese condominiali. Si vuole dare un segnale forte e completamente diverso, perché qui
qui vale lo stesso ragionamento. Noi dobbiamo aiutare le persone che hanno bisogno e il comune deve cercare di fare di tutto per aiutare le persone che hanno bisogno, però deve essere anche autorevole e deve pretendere che se si chiede poco, quel poco venga pagato. Su questo vogliamo dare un segnale forte e su questo abbiamo iniziato a fare una prima ricognizione, una prima fotografia, sulla quale magari l'assessore potrà essere un po' più chiaro. Però l'obiettivo è quello di cambiare un po' la modalità di gestione e di attivare le operazioni di recupero anche delle insolvenze. Questo si tradurrà anche prossimamente in elementi anche contabili nel bilancio, o già in compresso il bilancio quest'anno, nel bilancio dell'anno prossimo. Grazie signor Sindaco, chiedo allora al dottor Dolci, all'assessore Milisi e all'assessore Cambio che sono stati chiamati in causa se intendono aggiungere qualcosa alle delucidazioni fornite dal signor Sindaco. Dottor Dolci, prego. Grazie. Allora, per quanto riguarda le revisioni, no, effettivamente quando sono presenti in comune, il collegio dei revisori si è succeduto nel tempo, non ha mai richiesto di esprimere parere sugli equilibri di bilancio. È vero che gli equilibri di bilancio dovrebbero essere una prassi molto più periodica. Il 267, il testo unico degli enti locali, ricorda che il controllo degli equilibri va fatto spesso, ma almeno una volta l'anno, quindi entro il 30 settembre, a seconda di quello che dice il regolamento di contabilità. Purtroppo il nostro regolamento attualmente è forse un tantino datato, quindi spesso e volentieri non riesce a sopperire alle nuove indicazioni del testo unico, e era già intenzione della precedente amministrazione, spero sia intenzione anche di questa amministrazione, di provvedere a una rivisitazione del regolamento di contabilità al fine di eventualmente prevedere la presenza di un parere dei revisori dei conti. È vero anche che gli equilibri di bilancio sono facilmente verificabili attraverso il controllo gestionale che viene fatto, direi quasi settimanalmente, quindi a differenza delle variazioni di bilancio che vanno a toccare le poste di bilancio presenti, quindi le poste di entrata e uscita, gli equilibri di bilancio si limitano a vedere se un equilibrio generale è garantito. Quindi la presenza di un avanzo presunto già ad oggi ci fa pensare che gli equilibri siano abbondantemente rispettati. Riparto, non aggiungerei molto, è sicuramente un aspetto estremamente complicato e vorrei solo aggiungere che è un aspetto che nulla ha a che fare con la contabilità e con la sana gestione dell'ente. È un ombrello messo sopra il bilancio comunale, ha delle regole che sfuggono alla contabilità normale, al punto che molto spesso il patto di stabilità obbliga a comportamenti che non sono eticamente e contabilmente corretti. Molto spesso ci obbliga a ritardare o a fare pagamenti che non dovrebbero essere fatti in quei tempi per rispettare un dettame normativo, quindi comunque è requisito di legittimità del bilancio, quindi è comunque da rispettare, però è ben lungi dall'essere uno strumento che aiuta la sana gestione. Fate conto che il patto di stabilità, in estrema sintesi, serve solo allo Stato italiano per dimostrare che ha saldi positivi per quanto riguarda i rapporti con l'Europa. Quindi un saldo positivo di Cassano serve, come è stato già ribadito, serve sostanzialmente a motivare un saldo negativo da un'altra parte, che non vuol dire soldi che transitano da un comune all'altro, ma più semplicemente un saldo generale di contabilità italiana inteso come consolidato di Stato. Quindi immaginatevi che tutti i comuni d'Italia siano delle piccole società partecipate dello Stato italiano. Alla fine dell'anno lo Stato italiano deve dire all'Europa: signori, il mio consolidato, cioè tutti i miei bilanci messi insieme, sono a zero. Molto spesso questo zero è formato da una sinusoide completamente impazzita, quindi comuni completamente in positivo, comuni completamente in negativo. Per lo Stato questo risultato è zero, quindi lo Stato dice: io sono a posto. Nella realtà ci troviamo, come nel nostro caso, ormai da diversi anni a convivere con una situazione estremamente complessa dell'impatto, che
vi garantisco sarà sempre peggio, perché proprio questi meccanismi di non sana gestione impongono degli atteggiamenti che a lungo andare sono detrimento della buona gestione del bilancio, che ad oggi gli equilibri lo garantiscono, ma in generale possiamo dire per la presenza di cassa importante, per l'assenza quasi completa di residui attivi, che sono un vero dramma delle pubbliche amministrazioni italiane, possiamo dire che il nostro bilancio è un bilancio sano, il bilancio è un bilancio sano. Sugli altri interventi non rientrano nel mio campo, quindi lascio la parola all'assessore. Grazie dottor Dolci, do la parola all'assessore Caglio per un intervento di precisazione sull'argomento che lo riguarda. Buonasera a tutti. La precisazione è nella cornice che ha presentato il sindaco, che mi sembra che dal punto di vista del principio non abbia molto, non richieda delle particolari aggiunte, ovvero che comunque l'intervento di tipo sociale non deve diventare un intervento assistenzialista, e quindi deve consentire di aiutare chi ha veramente bisogno e di far emergere laddove invece questo bisogno magari non è così reale e quindi deve avere un trattamento diverso. Però arriviamo poi al punto indicato che, perché non rimangono solo parole, credo che l'assessorato e quegli uffici preposti stiamo lavorando per fare una ricognizione puntuale di tutte quelle che sono le situazioni di morosità. Stiamo lavorando per rivedere tutta la questione legata alle caratteristiche, quindi ai requisiti, perché voi capite che nell'arco degli anni poi la questione dei requisiti per avere accesso e utilizzare il credito popolare variano, e quindi è un altro sistema da mettere in piedi con metodo, così come voglio sottolineare che comunque arriveremo a fare, diciamo, quello che gli strumenti formalmente consentono. Di conseguenza io credo che si deve arrivare fino alla questione di ottenere dei patti che prevedono dei piani di rientro che devono essere rispettati, e successivamente a delle ingiunzioni che portano anche a quello che rischia di diventare un sommerso, cioè delle somme che poi devono essere portate al bilancio. Questo è l'obiettivo del prendere in mano la questione del piano carne, chiaramente poi deve essere visto anche da altri, sotto altri aspetti, perché è un tema molto complesso ma molto importante dal punto di vista sociale. Grazie. Grazie assessore Caglio, ma per questo punto io darei la parola ai capigruppo per le dichiarazioni di voto. 2 minuti. Consigliere Forcella. Prego. Grazie, buonasera. Come sempre si tratta di un argomento un po' ostico, e con gli strumenti che abbiamo non di semplice comprensione. Detto questo, è l'occasione per discutere all'interno del Consiglio Comunale, cercando nel limite del possibile, questo è un intendimento, per tradurre con semplicità quello che è questo atto amministrativo che si verifica su di un bilancio che sarà più di transizione, ma è il bilancio ufficiale di previsione che è stato fatto dal Comune di Cassanovato, e quindi è con questo che noi ci dobbiamo confrontare. Quindi non mi dilungo intanto più di tanto, ma chiedo al sindaco o chi ritiene opportuno intervenire, ripeto, per semplificare e per dare delle risposte anche al pubblico che probabilmente si aspetta, se in una situazione economica del nostro comune, come in parte è già stata detta, le strade le ripariamo, a che punto è la rispetta, se il palazzetto della sicurezza va avanti, cioè quelle risposte che la gente si aspetta, penso che sia utile che noi diamo, cioè quella che è la costruzione di fatto, lo spostamento delle poste, penso che siano argomenti che comunque rientrano anche nella gestione del bilancio, ma che interessano alla collettività. Penso che sia questa l'occasione, con la presenza del pubblico, anche per dare queste informazioni. Poi ci sarà la dichiarazione di voto. Grazie. Signor sindaco, risponde. C'è un altro intervento. Consigliere Bessetti, credo. Buonasera a tutti. Non ti volevo fare il tempo che della risposta del mio voto, disamina sul punto del giorno. L'ho fatto un rimasto cambiativo. No, il mio discorso era questo. Ho voluto sentire un attimino la spiegazione fatta dal sindaco e dalla voce, anche per fare un esame complessivo di tutta la ricognizione per lo stato di attuazione dei programmi. Io l'avevo già detto nel mese di luglio,
passato consiglio comunale, l'amministrazione nuova insediata doveva dare un'impronta politica di cosa vuole, di cosa vuole portare avanti. Il dottor Rossi ha detto esplicitamente, è stato adottato pari pari del bilancio fatto dal commissario prefettizio e quindi diciamo adottato. Secondo il commissario prefettizio ha fatto il ragioniere, tanto entra, tanto esce, penso che determinate scelte non siano state poi ponderate sotto la spinta che poi contraddistingue l'amministrazione comunale e la politica, sia di destra sia di sinistra, comunque quella che dà il posto. Leggendo tutte le varie rendicontazioni fatte dagli uffici, risulta però evidente che già la politica è stata messa dentro sotto l'aspetto di scelte, vedi avere più incarichi, vedi scelte in un modo anziché in un altro, la ricognizione per quanto riguarda certi incarichi che sotto l'aspetto di, per fare un punto, il prolungamento della piscina palestra a Acri, no? E sono cose che danno un senso pratico di ragionamento per quanto riguarda il consigliere che deve dire ma cosa sta facendo l'amministrazione. Cioè, è giusto, lo comandate, va bene, posso dire più o meno, non mi sta mica bene, ma perlomeno bisogna dargli questa impronta in modo tale che uno riesca a capire cosa sta succedendo. E penso che tutta la gente qui presente questa sera non l'abbia letto. No, mi sembra opportuno che queste scelte, no, che sono state fatte, che secondo me sono importanti, hanno già dato un'impronta politica a questo consiglio comunale e alla Giunta. Di conseguenza i numeri non possono essere lasciati a caso. Mi fa piacere che quanto riguarda il discorso dei numeri economici di Comune di Cassano, per molta tanto si dicono che sono floridi, sono diciamo battezzati in senso negativo per quanto riguarda il considerato fatto di stabilità, ma vuol dire che tutti questi anni l'amministrazione comunale, nonostante tutto, sempre stata un'amministrazione, specialmente di Comune di Cassano, cittadini cassanesi, sono stati ridotti in contribuenti. Di conseguenza mi sembra che la politica deve dare una risposta a queste scelte che la cittadinanza con il voto che ha premiato. Conseguenze, nel fondato della finanza, non so, certe situazioni di tipo stradale, viabilistico, che non sono, diciamo, tenuto in conto, certe scelte che la gente si aspetta, quindi la posta che mi sembra impossibile per oggi andare sotto quel container per quel momento da postare. Conseguenze, alcune cose devono essere evidenziate e devono portare avanti. Aspettare il prossimo bilancio, quindi vuol dire ottimisticamente andare febbraio dell'anno prossimo, mi sembra che sono ancora 4-5 mesi che si perdono ancora in chiacchiere che non danno questa speranza che la cittadinanza abbia posto. Io ho detto, mi sembra importante che la continuità politica possa dare un certo tipo di beneficio, la discontinuità se c'è stata perché la gente non ha premiato quello che dicevano prima, di conseguenza se ti state trovati voi fate vedere cosa fate. Il criticare non è il mio stile, sotto l'aspetto di dire è sbagliato e giusto, però perlomeno dire avete fatto questo, dico, posso condividere, non posso farlo, perlomeno alla vostra gente, i vostri editori avranno fatto questo, io ho fatto quest'altro, però sono queste contrapposizioni che lasciano un po' di caso sospeso. Anche per quanto riguarda un discorso prettamente urbanistico, dove l'urbanizzazione l'ha fatta da Leone come entrate, insomma ci sono anche dei riscontri che purtroppo sono stati versati da delle date, dalle incongruenze che hanno bloccato il tutto, però bisogna dare anche quella spinta diciamo innovativa per quanto riguarda un discorso dell'approccio della gente che si avvicina a Cassano. Uno che va a Cassano si è incentivato a arrivare a Cassano, se ha delle velleità sul territorio, se ha delle propositività da dare in comunicazione all'amministrazione comunale, quindi di volta a questo paese. Cassano soffre di una forma occupazionale molto alta perché non ci sono industrie, non c'è niente, ma perché non c'è stata una politica di programmazione di territorio che può essere più sbagliato che sia, ma o facciamo le aziende o devono andare a Milano. Per conseguenza sono queste scelte che uno deve vedere. Nella ricognizione si parla, diciamo in senso, come dicevo, senza anima politica in tutti questi argomenti, senza capire dove si può parlare. A me piacerebbe che dire fare partecipare perché abito Cassano, ovvero Cassano, mi piacerebbe che la città sia sempre comunque una città di primo ordine per quanto riguarda la sua collocazione distrettuale e di posizione geografica. Cassano è sempre stato un punto di vantaggio per tutte le comunità limitrofe che sono diventate di serie C. La parte di scambio è quello che ci sono dentro, perché ci è andato un po' l'ora rossa, però direi che Cassano è comunque in questi istanti, in questi periodi, è stato di qualità. Quando si carica bisogna risorgere, di conseguenza
io invito questa amministrazione, il Consiglio Comunale tutto, a essere presenti in queste scelte. Le scelte per quanto riguarda, diceva anche Forcella, è giusto che ci siano, il Consiglio Comunale 1 luglio, 1 a fine settembre, non è più 10 euro che onestamente li lascio volentieri in termini di vigenza, ma il discorso è di rendere la gente partecipe. La Giunta ovviamente fa il suo lavoro, ma è anche l'attività del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale deve essere comunque portato a sua conoscenza e suo modesto parere dalle sue notizie. E qui dopo mi ricordo il consigliere Cerrato che diceva finalmente il Consiglio Comunale parla, probabilmente nella maggioranza non ce l'ha parlato nessuno. Grazie consigliere Bessetti, se non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri io darei la parola al signor sindaco e poi passerei alle dichiarazioni di voto dei capigruppo. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Lomini, prego. Mi riallaccio proprio agli interventi e li ringrazio sia del consigliere Forcella che anche del consigliere Bessetti. È consuetudine che si parla, si fa le domande e poi dopo. Purtroppo noi siamo il momento vivo di questo Consiglio Comunale. Non abbiate, purtroppo devo dire che in 100 giorni non avete fatto niente. L'unica cosa, io l'ho detto, siete partiti male, mi è stato risposto dal sindaco, gli ho creduto in questa sua particolarità che ha esposto, ma amate andare sui giornali al posto di vedere il Consiglio Comunale. Ci sono tanti problemi che vi attanagliano e devo ringraziare anche il consigliere Casilatti che poi ha fatto una mozione per avere delle informazioni chiare e dettagliate, perché purtroppo io queste 100 pagine che mi avete dato devo ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale che stavolta ha mantenuto la dichiarazione che ha fatto in sede di capigruppo, che la documentazione l'abbiamo avuto con qualche giorno di anticipo per fare un esame e un particolare studio di quello che qui sta scritto. Però devo dire, non lo so cosa è successo con il quadro impiegatizio, ma io non voglio colpevolizzare nessuno. Sono successi tanti fatti che ne avete fatto bocca piena sui giornali e qui non li troviamo riportati. Vediamo sull'edificio, dite che avete avuto degli incontri, la minoranza non è stata convocata o mai informata di questi incontri, non avete però menzionato il perché c'è stata una decisione del Consiglio del TAR della Lombardia che ha respinto ciò che l'operatore aveva detto in merito alla deriva importante. Se vediamo il territorio, andate a Cascine San Pietro, è uno scempio, un taglio dell'erba che non viene fatto, si è sprofondato di nuovo il dissuasore di velocità sulla strada via per Casirate, dove sotto c'è un cugnolo, si è sprofondato di circa 50 cm, tutte le mattonelle sono mosse, stato di pericolo per chi viaggia, non c'è nessuna segnalazione. Sui marciapiedi, tra gli intestizi, erba da tutte le parti. Veniamo a Cassarugata, ho visto che è stato chiuso, però non me ne apre se faccio il nome del signor Costa che è qui in prima fila. Davanti a casa sua c'era uno sprofondamento nel marciapiede e ho visto dei ragazzi, ma dei signori che abitano il condominio, che l'avevano usato per porto ombrello, quindi non mi sembra che sia un buon biglietto da visita, anche su queste cose vanno menzionate. Non parliamo delle scuole, inizio delle scuole, non tutti i parchi, i marciapiedi e quant'altro erano puliti. Mi riferisco anche che poi c'è un caso che va attenzionato, credo che lo sappiate perché avete fatto queste verifiche. Ma tra i due plessi della scuola media, dove c'era l'ex avviamento e la scuola media, perché prima nella vecchia scuola c'era questa divisione, adesso è diventata scuola media, nel tetto nidificano tantissimi piccioni, sulle finestre c'è 20 cm di guano e sappiamo che non più distante dal... inutile assessore che continui a migliaia per fondere le scuole. Assessore Colombo, per favore, assessore Colombo, non ha titolo per intervenire.
e quindi c'è questo stato. Ricordatevi che abbiamo avuto un caso di Zecche che era qui in Piazza Lega, dove poi dopo hanno dovuto fare una disinfestazione, il comune è intervenuto. Poi dopo non lo so se siete al corrente che durante il primo giorno di scuola una bambina indiana che andava, non so se a Cristo Risorto o a Quintino di Bona, è stata lasciata a piedi perché non sapevano se era iscritta alla scuola o no. Non parliamo dei portoni del Quintino di Bona, che c'è la vernice che si stacca, non lo so i nostri ragazzi cosa pensano di un'amministrazione che non cura anche queste questioni. Perciò io credo che c'è trasparenza la legge predicata, in campagna elettorale, qui non lo vediamo. Poi chiedo, perché ho trovato, leggendo ciò che ha scritto il dottor Dolci, che l'ufficio catasto gli è stato tolto, però non trovo dove l'ufficio catasto è stato attestato. E poi voglio dire, ho letto tante cose che sono solo repressione, ma noi per i cittadini di Cassano perché non abbiamo una svolta completa? So che sono arrivate parecchie comunicazioni per omissione della tassa denuncia rifiuti solidi urbani, che poi siccome si va indietro 5 anni, quel che stabilisce dalla legge, per 5 anni ricevono le cartelle esattoriali. Abbiamo mai pensato di aiutare questi cittadini chiamandoli e dicendoli se li pagate in un colpo solo vi abboniamo tutte queste tasse che vanno ad aggravare? Perché il comune non deve essere visto dai cittadini la cosa più linda e tutto, ma ci deve essere quelle porte aperte che avete criticato, che però vedo che è solo repressione e non è aiuto ai cittadini. Perché poi ho visto anche la polizia locale, mi è piaciuto, è entrata nel merito, ha detto quante multe, quante cose ha fatto, però non si trova una parola di dire prima di fare certe operazioni e tutto. Abbiamo fatto una campagna la quale poteva aiutare i cittadini cassanesi a trovare una soluzione. Attualmente mi ha fermato dei cittadini, non lo so se è in funzione il ZTL in via Vittorio Veneto, perché manca anche la segnalazione. Perciò anche noi siamo fuori norma. E poi dopo, signor Sindaco, lei ha parlato del bar della stazione. Mi piacerebbe sapere com'è questa situazione, perché il barista del bar della stazione deve ringraziare solamente il comune se ha avuto certe particolarità. Adesso ho visto che avete adottato una delibera, che avete cambiato anche i progettisti, vorrei sapere cos'è che non offre in questo progetto, perché non lo so se siete a conoscenza, avete già avuto gli incontri con i vari uffici delle ferrovie, che quel progetto aveva riportato il benestare delle ferrovie, perché sappiate che la proprietà non è del barista di Cassano d'Adda, ma è di RFI, e tutto questo va consegnato a RFI. Il barista è un mero esercente con contratto e deve ringraziare il comune di Cassano se ha avuto questo. Per ultimo concludo, mi dispiace che puntualizzate sempre, non lo so se molte volte vi dimenticate delle persone e tutto, però questo puntualizzare nelle delibere che io giudico di basso rango quello che state scrivendo nei confronti dell'amministrazione Sala e tutto, perché lei signor Sindaco nel primo consiglio comunale ha detto sì, ne abbiamo parlato, poi gradirei che le parole fossero dosate prima che si pongano delle querele e poi dopo ci guardiamo con muso duro e non rispetto. Grazie.